valigia sul letto, è quella di un lungo viaggio. E tu senza dirmi niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi fuori si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato. Hai fatto i bagagli e te ne sei andata lasciando un biglietto alquanto strano. Adesso basta, mi hai proprio stufata, sei uno stronzo, voglio starti lontano. Sei un po' vaga in questa lontananza. Lontano quanto? Dammi una distanza, sì, più precisa. Chiariscimelo tu, se mi ami ancora o non mi ami più. T'ho subito chiamata preoccupata. Per 30 volte tu mi hai riattaccato. Poi hai risposto e ti sei messa a urlare. Se chiami ancora, cambio il cellulare. Compri un iPhone, passi a Vodafone. Spieghi questa strana decisione. Non sei mai chiara. Spiegami un po' tu se mi ami ancora o se non mi ami più. Ti han visto a braccetto con Renato. Vi baciavate in Piazza Indipendenza. Ma chi lo ha detto non ha precisato se lo baciavi con la lingua o senza. E Renato, come sai, è mio cugino. O sarà un modo per starmi vicino? Sei proprio ambigua. Devi decidere tu se mi ami ancora o non mi ami più. Oggi ti ho visto uscire dalla chiesa, portata in braccio dal cugino Renato, ed eri pure vestita da sposa. Ti giuro, qualcosa ho sospettato. Secondo me mi nascondi qualcosa. Un dubbio nel mio cuore si è insinuato. Vorrei solo sapere. Dimmelo tu, se mi ami ancora o non mi ami più. La valigia sotto il nostro passo.